Porgo un saluto dalla sede della Società Gioventù Quagliettana. Sono il presidente attuale Vincenzo Carpinelli e vi voglio presentare il mio direttivo, incominciando dal segretario di corrispondenza Mario Mastrogiacomo, vicepresidente Antonio Curatolo, segretario di finanza Gerardo Avena, vice segretario di finanza Gerardo Carpinelli e tesoriere Rocco Fasano. Stiamo qui riuniti per presentare questo grande evento che si terrà in questo anno, che è incominciato il 5 di gennaio con la fondazione della nostra società, che quest'anno fa 100 anni. E il programma si divide in tutto l'arco dell'anno. Come ho detto prima, abbiamo incominciato le festività il 5 di gennaio con una riunione al club e nella sede abbiamo fatto un brindisi di augurio, unito con tutta la comunità. Poi è seguito la festività marzo 12, che è stato il giorno della sua incorporazione della società. È stata celebrata una messa in onore della società, la presenza della comunità. È stato rinnovato il certificato di incorporazione da un giudice attuale a New York e hanno fatto una sfilata di presentazione con le cose antiche della società e è risultato abbastanza creativo. Poi nella stessa giornata è mandata un giornalista al nostro paese per far ricordare con interviste dei luoghi che parecchia gente che stanno qui in America non hanno potuto andare in Italia. E è stato trasmesso dalla televisione locale qui in America il sabato dopo. Il 5 di novembre si festeggerà il grande gala della nostra società. Abbiamo per l'occasione invitato diverse persone, delle autorità. E speriamo che ci fanno onore a pervenire a questo grande evento e speriamo che la festa si concluderà con un grande futuro che per la nostra società e continuerà con le nostre tradizioni per i giovani e per l'auspicio che la società andrà avanti per molti altri anni. Vi do un saluto, sperando di vedervi tutti la sera del 5 di novembre a questo grande gala. Grazie della vostra attenzione e auguri a tutti voi e a tutta la società per i suoi 100 anni.